della sostenibilità produttiva, ma ci vuole pure la sostenibilità burocratica, ed è quello che manca, e non è certamente responsabilità nostra. Allora, in sintonia, così come dicevo. Intanto, buongiorno a tutti. Buongiorno a Foglie che gentilmente ci offre questa ghiotta opportunità di informare e di continuare a darci l'opportunità di dire, di comunicare quello che noi come Associazione Arcobaleno continuiamo a promuovere sul territorio. Quest'oggi, 29 giugno, siamo a compimento dell'ennesimo corso di formazione per l'acquisizione del cosiddetto patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per l'acquisto e l'utilizzo, ed è con il nuovo sistema che il nostro PAN, Piano Azione Nazionale, ha recepito dalle normative della PAC, della Politica Agricola Comunitaria Europea ovviamente. Questo, con l'introduzione di questo PAN da novembre scorso, c'è stata una scissione, un doppio indirizzo, dove vede per il primo rilascio di questa certificazione seguire un modulo di 20 ore con esame finale. Invece, per quanto riguarda i rinnovi, è previsto per la prima volta, e quindi è una questione storica anche questa, è previsto un corso a mo' di aggiornamento con un modulo di 12 ore tenuto su 3 giorni, e a compimento di questo percorso sfocia appunto l'autorizzazione, si consegue l'autorizzazione che serve per l'acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci. Certamente ci sono state anche delle innovazioni per quanto riguarda la cartellonistica, per quanto riguarda l'utilizzo di questi degli stessi prodotti. Tutto questo nel corso, nei nuovi programmi dei corsi sono stati ovviamente contemplati. Detto questo, come Arcobaleno cosa si prefigge di continuare a fare sul territorio? Intanto di stare sempre a fianco alle problematiche e alla vita delle piccole e medie aziende agricole, fornendo loro quanto più è possibile notizie circa appunto la sicurezza, circa la questione, il corretto smaltimento di prodotti, di residui dei prodotti fitosanitari, perché con un corso del genere autorizziamo l'acquisto e l'utilizzo. Però a fine percorso di questi prodotti bisogna impegnarsi e suggerire la strada, le normative che prevedono il corretto smaltimento. Pertanto in questo solco ci adoperiamo al fine di mettere le condizioni che le piccole imprese siano informate e rese dotte di quelle che sono i continui cambiamenti che le normative prevedono, e quindi suggerire le applicazioni delle stesse. Insieme a quello che oggi stiamo promuovendo, unitamente a questa iniziativa, abbiamo promosso diverse altre incontri e iniziative relativamente appunto al corretto smaltimento, perché guardate, è interesse della stessa categoria, e quindi guardando verso i consumatori, far sentire, far vedere, far capire loro che il tutto nel nostro mondo produttivo avviene sulla base di regole, sulla base di principi di tutela del consumatore, perché lo riteniamo il nostro datore di lavoro. Pertanto far conoscere loro le modalità di produzione significa guardare il consumatore e dare l'opportunità di conoscere la conoscenza, l'informazione, la corretta conoscenza di quanto si avviene in campo, non è altro che sinonimo di garanzia e di prosperità sia aziendale che in termini di consumo, e quindi di avvicinamento appunto ai consumatori.